Ciao, sono Pamela di Vibrant Kundalini e in questo video ti voglio raccontare tutto ciò che hai imparato sul gossip e sul come guarire le relazioni con gli altri. Ho avuto un po' di difficoltà nelle mie relazioni durante i primi mesi dell'anno. Sono stata delusa da diverse persone che consideravo amiche e questo mi ha creato molta sofferenza. Hai presente quel dolore che ha il gusto amaro e fa male dritto dritto al cuore? Ecco, adesso sto bene e ho integrato ciò che è accaduto, ma per farlo ho dovuto fare un gran lavoro su me stessa per portare guarigione al mio cuore e nella mia vita. E in questo video voglio condividere con te tutto ciò che ho imparato finora. Ho scoperto che alcune persone che consideravo amiche parlavano male di me alle mie spalle. Questa cosa mi ha ferita, certo, ma non tanto quanto scoprire e riconoscere la fragilità stessa della natura umana e vedere che tante persone in realtà si comportano in questo modo. È come se avessi aperto gli occhi per la prima volta e visto che ovunque ci si sorride, ci si scambia belle parole e poi quando quella stessa persona non c'è più, la si giudica, spesso malamente. Una cosa che già non mi piace in generale, figuriamoci quando questo accade in una comunità di persone che si scambiano parole come fratello o sorella. Quando ho espresso la mia delusione, mi sono sentita dire: ma è normale, tutti fanno gossip. E qui mi viene da dire: no, non è normale. Non è normale parlarsi dietro, non è normale inventarsi storie o esprimere la nostra non richiesta opinione sulla vita di qualcun altro. È vero che la mente giudica e vuole catalogare tutto, ma è anche vero che noi possiamo agire con consapevolezza e scegliere pensieri differenti. Possiamo controllare ciò che pensiamo e soprattutto ciò che diciamo, perché quando giudichiamo qualcun altro alle loro spalle, stiamo influenzando anche la relazione che la persona che ascolta avrà con la persona giudicata. Facendo così, creiamo karma per noi stessi e per le persone che decidono di tingere la loro percezione con la nostra. Creiamo relazioni fragili basate sulla finzione, viviamo di maschere senza mai avere relazioni autentiche e consapevoli. Rimane tutto insoddisfacentemente in superficie. Mi sono resa conto che anche io a volte ho giudicato gli altri in passato e dopo questa esperienza mi sono ripromessa di provare a non farlo e di cercare sempre di controllare i miei pensieri, ovviamente cercando sempre di non condividere il mio giudizio con gli altri. A volte colgo i miei pensieri andare verso il giudizio e allora mi fermo subito e mi ripeto che qualunque cosa accade all'esterno di me non sono affari miei. Non so nulla in realtà per poter avere un'opinione su nessuno, neanche su quelli che penso di conoscere. Così mi concentro su pensieri di luce, perché quando giudico l'altro in realtà sto giudicando solo me stessa, essendo l'altro spesso solo un riflesso che mi mostra ciò che ho dentro. Ripeto: mi dispiace, perdonami, grazie, ti amo, e penso qualcosa che mi fa stare bene o mi dico un'affermazione riportando l'attenzione su di me e sul mio cammino. È vero che non siamo perfetti, ma è anche vero che possiamo fare di meglio, che possiamo evolvere e cercare di controllare i pensieri e le parole che scegliamo di condividere con gli altri, creando così una realtà migliore per tutti. Ed ecco una lista di preziose lezioni che ho imparato dal gossip. Numero 1. L'essere umano è fragile e solitamente tende al giudizio, ma questo non giustifica il comportamento perché possiamo sempre superare le tendenze negative con la consapevolezza, scegliendo ad esempio pensieri diversi e soprattutto decidendo di non condividere il giudizio con nessuno, sapendo che è solo una nostra percezione e non la verità assoluta. Numero 2. Quando sei deluso da qualcuno, pensi che qualcuno ti abbia fatto qualcosa, non parlarne con nessun altro, ma parlane direttamente con la persona che ti ha ferito ed esprimi come ti senti apertamente. Facendo così vai alla fonte e risolvi. Anche se sembra difficile o a volte persino impossibile, fondamentalmente perché non siamo abituati ad avere conversazioni scomode, prova a farlo perché è l'unico modo per risolvere la situazione, sia che il risultato sia evolvere nella relazione o decidere di troncarla. Ovviamente questo vale per tutte le nostre relazioni, non solo quelle amorose. Numero 3.
Se qualcuno fa gossip con te di qualcun altro, probabilmente lo farà anche su di te. Questo non è sicuro, ma è molto probabile, perché fare gossip non dipende tanto dal tipo di persona che viene giudicata, ma da una condizione di separazione interna che parte proprio dalla persona che decide di fare gossip. Numero 4. La persona che fa gossip è la prima che giudica se stessa ed è vittima dei suoi pensieri. Spesso non è una persona che lavora su di sé e soprattutto non riconosce che fare gossip fa del male in primis a se stessa, altrimenti non lo farebbe. Condanna il comportamento, ma cerca di avere compassione per la persona se riesci. Numero 5. Il gossip non è mai qualcosa che riguarda te. Viene infatti spesso fatto da persone inconsapevoli, come abbiamo appena visto. Non prendertela troppo sul personale, dunque, anche se fa male. Quello che succede non riguarda te realmente. Quindi non lasciare mai che ciò che dicono gli altri intacchi il tuo valore personale. Spesso questo accade, così puoi imparare a staccarti dal giudizio degli altri e iniziare a darti valore incondizionato. Una grande lezione che prima o poi vogliamo imparare se siamo su un percorso di crescita personale. Numero 6. Ho notato che solitamente chi fa gossip non ha molti impegni o interessi, ha tanto tempo libero e spesso fa gossip per noia o per creare maggiore intimità con l'altra persona che ha davanti. Questo non giustifica l'atto, che è comunque un comportamento molto malsano per tutti, per se stessi e gli altri, quindi andrebbe sempre evitato. Numero 7. Non è normale fare gossip. Non cadere nella trappola dove sei vittima di questa realtà solo perché lo fanno tutti gli altri. Puoi elevarti e scegliere di fare diversamente, e questo vale per qualsiasi cosa. Se qualcuno inizia a fare gossip con te, crea pure dei confini sani dicendo qualcosa del tipo: scusami, ma non mi interessa parlare della vita di tizio di cui non so nulla e che pertanto non intendo giudicare. Dimmi di te piuttosto. Tu puoi decidere il tipo di energia al quale sei esposto. Non scegliere di ascoltare gossip e comunicalo senza problemi. Numero 8. Se vieni deluso da qualcuno, non devi per forza averci una relazione. Puoi provare a risolvere le cose parlandone apertamente, ma se non funziona, va bene così. Non forzare nulla, ci sono altre persone nel mondo. Non devi per forza piacere a tutti o avere relazioni perfette con tutti, soprattutto se senti che non c'è uno sforzo comune a voler crescere in consapevolezza e autenticità. Numero 9. Non accontentarti delle relazioni che hai solo perché sono lì o hai paura di rimanere sola o solo. Ci sono tante persone nel mondo, non devi accontentarti, mai. Ripeto, mai. E ora vediamo perché. Numero 10. Quando hai il coraggio di lasciare andare le relazioni che non ti nutrono più, stai affermando all'universo o al campo quantico che meriti di meglio. La tua vibrazione cambierà grazie a questa scelta e attrarrai presto persone più sane e autentiche sul tuo cammino. Numero 11. Fatti gli affari tuoi, sempre. Non ti riguarda ciò che fanno gli altri, non è compito tuo giudicarli o avere un'opinione su come decidono di vivere. Non cammini nelle loro scarpe, non sai nulla della loro storia. Perché perdi tempo a giudicarli, togliendo energie dal tuo percorso di vita e creando karma e energia negativa? Fatti gli affari tuoi, sempre. Numero 12. Rimani neutrale con le persone più possibile. È bello amare e condividere, ma se come nel mio caso sei un eterno ottimista e vedi tutti come tuoi potenziali amici, allora cerca di rimanere più neutrale e considera i tuoi amici quelli che sono davvero lì per te nel momento del bisogno e anche che non parlano male degli altri, perché davvero la vita è troppo breve e preziosa per circondarsi di maschere. Considero il gossip una grandissima piaga sociale che andrebbe estirpata prima possibile, per migliorare ogni relazione e il mondo in cui viviamo. Scegli di non farne parte e di decidere diversamente. E se vuoi, condividi questo video per portare maggiore consapevolezza sul problema, perché qualcuno potrebbe davvero beneficiarne. Ricordati la frase di Roosevelt che disse: grandi menti discutono di idee, menti normali discutono di eventi, piccole menti discutono di persone. Decidi di avere una grande mente ed elevati al di sopra del giudizio. Pensa che bel mondo sarebbe se tutti imparassimo ad esprimere i nostri bisogni direttamente alla persona interessata e se potessimo dedicare energie a favore della nostra crescita personale e collettiva. Quanti dolori e quante relazioni salvate!
Come ogni cosa, il cambiamento del mondo parte con una nostra decisione di scegliere diversamente. E questo vale per il gossip, come per qualsiasi altra cosa. Per un mondo migliore, per me, per te e per tutti quelli che verranno. Fammi sapere che ne pensi di questo video, come vivi il gossip nella tua vita e quale lezione hai trovato utile. Mi farà piacere leggerti nei commenti e lasciami un like se vuoi vedere più video come questi. Se ancora non l'hai fatto, ti invito anche a iscriverti al nostro canale YouTube, dove troverai tantissimi contenuti interessanti per la tua crescita personale, per ritrovare il benessere e l'armonia. Grazie per essere qui. Noi ci vediamo al prossimo video.